Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Ilary Blasi, dopo la recente intervista sfogo rilasciata alla sua amica Silvia Toffannina Verissimo, è tornata a parlare dell'accanimento mediatico, che da qualche mese ha messo al centro del gossip il suo matrimonio con Francesco Totti. Concedendo un'intervista fiume ai giornalisti di Marco Travaglio, la conduttrice di Canale 5 si è sbottonata ancora una volta sulla sua vita privata, parlando poi di alcune parentesi professionali indelebili, non rinunciando a rivolgere una caustica bordata nei confronti di Simona Ventura. Contro la conduttrice piemontese, che durante il periodo più infervorato dei rumors attorno alla separazione tra la Blasi e l'ex capitano della Roma, si era azzardata a dare consigli alla sua collega invitandola a tutelare i figli, è esplosa Ilary. Dopo le critiche del web rivolte alla Ventura, tacciata di speculare su un gossip e di dare consigli non richiesti su una crisi non confermata, come se fosse un'amica intima, sono arrivate quelle della Blasi, che non ha digerito l'intromissione di Super Simo nella sua vita privata. Un argomento tirato in ballo nella sua intervista, e che Ilary Blasi ha commentato: sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh, Ilary Blasi parla del gossip sulla separazione da Totti. Durante l'intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, la conduttrice non si è potuta sottrarre dal dire la sua sul pettegolezzo insistente sulla separazione dal pupone per emettere un'amara constatazione: ho cercato di capire il perché stava accadendo. Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fio dei namminta, traditore. Nello scambio con il giornalista della testata di Travaglio, la conduttrice Mediaset ha ammesso che suo marito è stato ingenuo, fidandosi delle persone sbagliate. Simona Ventura Ilary Blasi. Messa poi alle strette, è stata invitata a promettere che lei e Francesco Totti non sono in crisi, e che le voci di separazione sono delle pure congetture. Di fronte a tale invito, Ilary Blasi ha glissato la risposta affermativa, limitandosi a dichiarare: sono cresciuta con una massima. Di certo c'è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia. Spazio poi a qualche commento sulla sua professione. La Blasi, in vena di ricordi, ha condiviso un aneddoto nostalgico legato ai tempi della conduzione delle Iene con Teoman Muccari e la Jalappas. Ridevamo proprio. Se c'erano i servizi lunghi andavamo dai Jalappi, scherzavamo, e quando tornava la diretta era complicato trovare la giusta serietà. Inoltre la conduttrice, come confidato in altre interviste, ha confermato che i suoi figli non la seguono in TV, e non le chiedono nulla del suo lavoro. Infine ha svelato un sogno nel cassetto per quanto riguarda la carriera: recitare in una pellicola cinematografica. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.